Buongiorno a tutti amici lettori appassionati. Oggi volevo preparare un video al volo per aggiornarci sulle ultime letture, le impressioni a caldo dei libri che ho letto e per sapere che gusti avete, se la pensate come me. Non ho preparato la traccia, sto andando così a memoria. Vediamo un po'. I libri provengono quasi tutti dall'ultimo buco. Se ricordate, abbiamo aperto insieme i regali di Natale e di compleanno. Li avevamo scartati, vi ho detto che avrei fatto un video sulle letture e infatti adesso li ho letti quasi tutti. Parleremo principalmente di quelli. Vi lascerò poi il video in descrizione come sempre. Allora, il primo è questo. Il postino suona sempre due volte, di James M. Cain. Un noir tra i più belli, un libro che mi era stato consigliato da un altro canale, da un video che ho visto di Claudio di Librarsi. Il libro è un thriller, un noir, che racconta dell'incontro tra questa, la femme fatale, e questo giovane avventuriero. Lei è la proprietaria, insieme al marito, un greco, di una locanda. Lui capita lì per caso. Accetta la proposta lavorativa di lavorare lì, più che altro attratto dalla bella proprietaria che dalla proposta lavorativa. Diventano amanti e decidono di eliminare il marito. Poi le cose non vanno come si pensava, perché non va a finire tutto bene. È un bellissimo thriller, un noir, se vi appassiona il genere. Consigliato assolutamente, è uno dei migliori, tra l'altro tra i migliori 100 gialli di sempre. L'altro libro è questo, Il curioso caso di Benjamin Button. Avrete visto, immagino, il film con Brad Pitt e la protagonista, non mi ricordo come si chiama. Io ho la versione in italiano e in inglese. Come vedete, è un libricino molto molto sottile, mentre il film, scusate, era lunghissimo. Poi ci sono un po' di differenze. Ad esempio, se non mi ricordo male, nel film lui veniva rifiutato dalla famiglia e non lo volevano, veniva abbandonato. Invece nel libro la storia praticamente parla di un bambino che nasce vecchio e ringiovanisce, per lui il tempo va al contrario, invece di invecchiare ringiovanisce. Questo gli crea dei problemi anche nelle sue relazioni, eccetera, per nel film. Aveva questa fidanzata, poi si sposano, eccetera, però alla fine lui ringiovaniva, lei invecchiava e quindi alla fine lei si ritrovava a fare la madre di suo marito, praticamente, che è diventato un infante. Invece nel libro lui intanto non viene rifiutato dalla famiglia, rimane con la famiglia, ha una vita bene o male normale, anche se con i compagni, con gli amici, con i parenti è un po' strana la situazione, perché lui è un anziano che va a scuola con dei bambini praticamente. Però ha una vita bene o male normale. Non c'è tutta la storia d'amore che c'era nel film, quella non c'è proprio. E è un po' diverso il libro, però è molto carino. Genere gotico, noir, storia un po' assurda. Però se volete leggere un libricino che si legge in poche ore, è adatto più o meno per tutti. L'altro libro che devo dire la verità, in tutta sincerità, a me non è piaciuto, Quo Vadis, un libro che ha ottime recensioni, l'autore ha vinto il premio Nobel per questo libro, ne è stato tratto un bellissimo film, eccetera, però non, devo dire sinceramente che non è il mio genere. Praticamente i protagonisti sono il giovane Vinicio e Eligia che si conoscono, si innamorano, eccetera. C'è una storia d'amore tormentata nella prima metà del libro, perché Nerone, che era il Cesare dell'epoca, non vuole, voleva la ragazza per sé praticamente, non vuole che si mettano insieme. È una storia d'amore Romeo e Giulietta dell'epoca romana, in pratica. L'ambientazione storica fatta benissimo, il romanzo è scritto bene, però poi nella seconda parte del libro praticamente Vinicio si converte, diventa cristiano, era pagano, lei è una dei giovani cristiani di questa nuova setta, tormentata e perseguitata nell'antica Roma, eccetera.
E per tutta la seconda metà del libro, l'autore continua a ripetere che i cristiani sono buoni, che sono bravi, che gli altri sono tutti cattivi, che i romani sono tutti cattivi, che erano perseguitati, che tutti ce l'avevano con loro. E lui, anche Vinicio, prima era cattivo, egoista, brutto, eccetera, di qua e di là. E dopo, quando ha trovato la grazia divina, è diventato buono, è diventato generoso. Allora, a parte che a me le storie d'amore mi annoiano, non mi interessano, non è il mio genere. Non sono credente, non vorrei offendere nessuno, ma il libro era veramente molto ridondante. Secondo me ci sono buoni e cattivi da tutte le parti. È vero che all'epoca di Nerone, i cristiani sono stati, perseguitati. Parte della storia era vera, però non puoi continuare per 30 pagine a ripetere quanto sono buoni i cristiani e quanto sono cattivi tutti gli altri. Se lo dici due o tre volte ho capito, è molto ridondante, molto ripetitivo e io l'ho trovato, devo dire, piuttosto noioso. Infatti non l'ho finito e l'ho lasciato perdere, sarà colpa mia, si vede che non è il mio genere il libro. Comunque se volete leggere un romanzo storico ambientato all'epoca di Roma, con un'ambientazione storica è fatto bene. Ecco, non posso dire altro perché in tutta sincerità non mi è piaciuto. Poi un altro libro di cui avevo parlato nel buco, il famoso che dicevo prima, era questo, 8 milioni di dèi, che è un thriller storico ambientato nel Giappone feudale del 1300, mi pare, tipo Il nome della rosa, però in Giappone. E non l'ho ancora letto, quindi in questo periodo sono nel mood romanzo storico di vari generi. Non so se a voi piace il genere, quando leggerò anche questo ci farò anche un video. Sto leggendo in questo momento questo, di Colin McCallum, avevo già parlato anche di questa saga, che è una saga che parte nel 1700 e parla della colonizzazione dell'Australia da parte degli inglesi, degli europei. Come forse saprete, Colin McCallum era un'autrice australiana, ho già parlato ampiamente dei romanzi storici della serie sull'antica Roma, c'è tutta una serie di video qui sul canale, poi vi lascerò qui sotto anche quello. E, per ora sembra bello, ho letto solo qualche pagina, veramente ho appena cominciato questo libro e l'autrice è anche l'autrice di Uccelli di Rovo, che io non leggerò mai perché non è il mio genere, però forse lo conoscete il libro. Poi vi spiegherò, faremo un video anche su questa serie. Questo libro, purtroppo, non so se si vede, provate a vedere, è scritto veramente piccolissimo. Io con la luce del comodino non riesco a leggere e quindi sto ascoltando un audiolibro, quando non riesco a leggere sento quello, così anche mentre sto facendo qualcosa riesco a leggere lo stesso, Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, che sarebbe il libro da cui è stato tratto Blade Runner, cyberpunk, fantascienza, eccetera. Anche quello l'ho iniziato da poco, anche se è un romanzo famosissimo, un classicone, eccetera, io non l'avevo ancora letto. Adesso sto leggendo questi due, uno lo leggo e uno lo ascolto, poi vi aggiornerò anche su queste letture. Se l'avete letti, fatemi sapere come li trovate. E mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Io esprimo solo le mie opinioni, per carità, non condannatemi perché, però se un libro non mi è piaciuto lo devo dire. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Al prossimo aggiornamento, a presto, grazie per la visione, ciao, a presto.